Benvenuti e bentrovati alla quotidiana edizione del giornale. In apertura la politica da Palermo. La notte scorsa, infatti, è stata portata a termine un'importante operazione antimafia contro alcuni clan palermitani da parte del nucleo investigativo dei carabinieri della squadra mobile della questura di Palermo. Sono state arrestate una trentina di persone con l'accusa di associazione mafiosa, estorsioni e rapine. In cella per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso è finito anche il consigliere del comune di Palermo, Giuseppe Faraone, ex esponente del centrodestra, ora passato alla lista del governatore Crocetta, il megafono. Faraone è stato accusato di concorso in tentata estorsione, ma il governatore Rosario Crocetta si è subito difeso rispetto ai presunti rapporti con il consigliere arrestato, sostenendo di avergli più volte rifiutato favori. E altro importante fatto che riguarda il presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, sarebbe infatti sotto inchiesta per reati di mafia da parte della procura di Caltanissetta. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica e nei confronti di Montante, che fra l'altro è delegato per la legalità di Confindustria, vi sarebbero le dichiarazioni di alcuni pentiti. A suo carico, sempre secondo il quotidiano, vi sarebbe anche un'altra inchiesta a Catania scaturita da una denuncia. E passiamo adesso alla cronaca. È salito infatti a 25 il numero dei migranti morti nell'ennesima tragedia nel canale di Sicilia. I corpi dei migranti, che erano a bordo di un'imbarcazione con 106 persone soccorsa nella notte dagli uomini della Guardia Costiera Italiana, si trovano a bordo di due motovedette che stanno raggiungendo in queste ore Lampedusa. Sempre a proposito di cronaca, è stato arrestato a Caltagirone un pedofilo nella mattina di lunedì 9 febbraio. Alle prime luci dell'alba, infatti, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un 53enne, rinvenendo in una valigetta nascosta in un armadio della camera da letto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico registrato su circa 50 videocassette da 8 mm, insieme alla relativa telecamera con cui l'indagato poteva visionare queste ultime. Tutti i supporti audiovisivi raccolti sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti. Alla luce della gravità e della mole degli elementi raccolti, inoltre, gli inquirenti hanno dichiarato stato di arresto il reo, conducendolo nella casa circondariale di Caltagirone, ove è attualmente detenuto. Mentre a Palagonia è stato arrestato un minore per furto in una abitazione. Nella serata di lunedì 9 febbraio, i carabinieri della stazione del nucleo radiomobile di Palagonia sono infatti intervenuti a causa della segnalazione di un furto all'interno di un appartamento. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di individuare uno degli autori del furto, inseguito e bloccato nei pressi della sua abitazione, nonché di recuperare la furtiva che consisteva in due computer e un tablet. L'arrestato è un 16enne del luogo che è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Catania. Passiamo adesso a Gran Michele, dove sono stati posticipati i termini per il pagamento dell'IMU agricola. Il primo cittadino, Salvatore Canzoniere, ha ufficializzato infatti durante la seduta del Consiglio Comunale la possibilità di posticipare la data dei termini di pagamento della rata al 25 marzo 2015, ma si attende ancora la conversione del testo di legge. E ritorniamo a Caltagirone, dove anche dirigenti e funzionari del comune hanno partecipato al convegno sul tema armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali e i loro organismi, che si è svolto nel Salone di Rappresentanza Mario Scelba su iniziativa dell'ASPEL e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone.
mentre apre a Caltagirone uno sportello sui bisogni educativi speciali che sarà attivo tutti i martedì dalle 16 alle 18 a partire dal 10 febbraio nei locali dell'assessorato comunale alle politiche educative al piano terra del Palazzo Municipale. Lo sportello, che è il frutto del protocollo d'intesa sottoscritto fra lo stesso assessorato e il centro risorse, opera in collaborazione con le associazioni che da tempo si occupano di bisogni educativi speciali nell'intero territorio nazionale, e si propone di fornire consulenza gratuita a docenti, genitori e operatori del settore sugli aspetti educativo-didattici, abilitativi e riabilitativi e sulla normativa nazionale e locale dei bisogni educativi speciali. E adesso le notizie dalla diocesi. Mercoledì 11 febbraio il vescovo di Caltagirone, Monsignor Peri, farà visita ai malati ricoverati presso l'ospedale Gravina, mentre nel pomeriggio presiederà la celebrazione eucaristica presso la parrocchia San Francesco di Paola. È in chiusura una comunicazione che riguarda lo spettacolo di martedì 10 febbraio al Teatro Palliteama con Massimo D'Apporto. Lo spettacolo è stato purtroppo annullato a causa della cancellazione di tutte le date siciliane. Il prossimo appuntamento della stagione teatrale è per il 13 marzo con l'associazione La Ginestra. E per oggi è tutto, vi ringraziamo di essere stati con noi, a domani.